si entra subito in più. Ormai, è come dice Gibson, insomma, la saggezza non ci si pensa più, ormai si pensa. Cosa sa Gibson? Parlavo oggi, mi ha chiamato il Corriere, sei su dal Carlino, da Pesaro, mi ha chiamato, insomma, ha detto ma allora pensate ai playoff quasi, eccetera. Io ho detto qua si vince una partita, si pensa ai playoff, si perde, si guarda dietro a quelli che ti stanno dietro, perché comunque si parte la classifica corta, ma insomma c'è un bel pezzo ancora da giocare, quindi non ha senso insomma guardare avanti e indietro, bisogna guardare la prossima partita, come ho sempre detto, a maggior ragione in questo momento dove se vinci fai bene, se perdi rischi, quindi cioè, rischi poi magari relativamente, perché insomma è inutile che ci nascondiamo, siamo comunque in una zona abbastanza sicura, poi non so se dici, si vocifera che Siena, insomma, che non si scriva, però queste cose sinceramente fanno parte degli altri, noi cioè, giochiamo in una lega dove sì, si pensa all'interesse comune, però ovviamente si compete per essere più in alto possibile, quindi piazzarsi, se c'è la possibilità di piazzarsi undicesimi piuttosto che dodicesimi, noi lo dobbiamo fare, quindi ogni singola partita per noi deve essere importante, cercare di andare a prendere quei due punti. Sicuramente per il rispetto di quello che ci siamo detti inizio anno, di crescere continuamente, siamo partiti da una squadra diciamo molto slegata, adesso siamo comunque una realtà importante che fa paura comunque sicuramente in casa, ma anche fuori casa ha dato fastidio, se non ha vinto ha dato fastidio. È una prova di maturità, sicuramente cercare di vincere una partita fuori. Pesaro non è una partita semplicissima, non lo fu all'andata, vabbè, diverse squadre, diversi atteggiamenti, tutto, però non è una squadra da sottovalutare, tant'è che comunque ha cominciato a vincere, io tra Pesaro e Montegranaro in questo momento, visti anche i problemi, insomma, dico che più difficoltà a Montegranaro, forse perché insomma che il calendario potrebbe essere più difficile quello di Montegranaro, però insomma sono cose che per queste le lasciamo agli altri. Noi interessa che dobbiamo affrontare una squadra che comunque è al pari delle altre, magari appunto non ha fatto benissimo fino adesso, però ha dimostrato comunque di essere una squadra che non ha mollato, anche perché comunque nel giro d'andata ha perso delle partite di pochi punti. E non si è mai data per vinta. È una squadra che sicuramente vuole insomma, difendere coi denti il più possibile il proprio nome, la propria storia, e non è una trasferta da semplice, come non lo è nessuna, insomma, anche perché nel campionato italiano sappiamo benissimo che vincere in trasferta non è facile. Senti, domenica Paolo in sala stampa è apparso un po' arrabbiato forse per le dimensioni poi che ha preso alla fine, no? Il risultato con il Reggio. Forse gli americani, non avendo vissuto la famosa partita del Menevardo, però voi come l'hai vissuto anche te negli ultimi momenti, sì anche te effettivamente, sì la vittoria è stata netta, però insomma poteva anche essere molto più ampia come risultato. Sì, beh, la partita almeno 48 sinceramente non la pesavo nemmeno io, perché pure almeno l'ho vissuta, nel senso che sono cose che poi ti porti dietro quando le succede, però secondo me hanno un senso all'interno poi dello stesso campionato, è ovvio che poi le società insomma si tornano, i club si tornano a sfidare, però poi insomma la squadra quando perde magari i propri elementi, insomma la propria costruzione, insomma, cambiano i presupposti, poi è cambiata anche la Lega, quindi insomma il campionato nel quale giochiamo, quindi questo magari
non era una cosa a cui si pensava molto. Sono d'accordo con Paolo, perché comunque una partita dove abbiamo dominato, che potevamo vincere, non dico di 40, ma di 20, 25 forse, siamo andati a riaprirla e sicuramente avevamo finito un po' la benzina, perché comunque siamo corti, però abbiamo perso la partita proprio nel quarto quarto, non siamo stati in grado di controllare il ritmo, in grado di controllare le giuste scelte di tiro, le giuste scelte offensive. Questo ci è già successo e insomma, dopo una prestazione così buona come è stata per tre quarti domenica, buttare un po' le ortiche e tutto, rischiando poi, perché alla fine sappiamo benissimo che nella pallacanestro 6 punti, 5-6 punti sono li recuperi in un minuto, rischiare così di buttare tutte le ortiche, onestamente sì, io ero contento per aver vinto, però cioè, anche il fatto della differenza punti, insomma, quando hai la possibilità di portarla a casa, perché no? Cioè, e onestamente è stato un po' stato tutto via, insomma, alla fine, però ma noi dobbiamo anche considerare che a un certo punto appunto la nostra benzina può anche finire, e quindi abbiamo bisogno di gestire, e il nostro gestire tante volte è dato da portarci avanti e farci raggiungere in qualche maniera, però è una cosa che sicuramente va migliorata. Tu dicevi della prova di maturità che deve arrivare in trasferta, no? Rimane un po' sempre questo enigma che si vede solo, soprattutto in altri giocatori, tra gli americani, che in casa hanno un rendimento notevole e fuori decisamente inferiore. Secondo te è solo una cosa psicologica che si galvanizzano di più in casa? La pallacanestro è uno sport dove la psicologia conta moltissimo, e tant'è che insomma parte dei successi di quest'anno li dobbiamo proprio al nostro pubblico e all'entusiasmo e all'ambiente che si è formato, perché comunque il fatto di sai, noi possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, poi in spogliatoio fare tutto quello che vogliamo, poi dopo usciamo, magari ti becchi i primi fischi, la gente che svuota un po' il palazzetto e il progetto crolla. E invece, remando tutti nella stessa direzione, riempiendo il palazzetto, sostenendo la squadra anche nei momenti difficili, insomma, diciamo, le cose sono cambiate parecchio e sotto l'occhio di tutti. Detto questo, diciamo, noi siamo, io mi sono dato ho ragionato ovviamente anch'io su questa cosa qua, siamo una squadra che comunque in generale commette molti errori, ha molta energia, molto, ovviamente classico insomma della squadra giovane, dove ha molta energia, ha capacità di fare grandi cose, però fa quantità più che qualità, e questa cosa in trasferta la paghi, perché comunque se prendiamo una partita come quella di Cremona, è una partita secondo me brutta, per forse del merito nostro, del merito loro, per il nervosismo in generale, insomma, perché era una partita comunque che contava parecchio, secondo me si è sentito molto il discorso del fatto che ha vinto chi ha fatto meno errori, e questa cosa effettivamente fuori casa non hai l'energia in più, magari, che ti viene dato la spinta in più che ti viene data dal tuo pubblico per andare un po' oltre quell'errore che stai commettendo. Insomma. Quindi il nostro lavoro è di cesello, di continuare a levare il più possibile gli errori e di migliorarci. Senti, essere una squadra corta, quindi dove in diversi sono comunque, quale sia la situazione fisica, costretti a fare anche gli straordinari, non può essere un rischio di qua alla fine del campionato? Ma era un rischio all'inizio del campionato, poi man mano che ci si avvicina alla fine, questo diminuisce sempre più, perché insomma, d'altra parte
insomma, non nascondiamoci, comunque per Pistoia è stato insomma, un grande investimento, la società comunque si è sforzata tantissimo, qua comunque si è partito da, si è fatta una squadra con poco, tra virgolette, insomma io un poco lo metto sempre tra virgolette perché parliamo insomma di sempre comunque di fare anche i soldi in una situazione come quella attuale, però ci sono le gare, le tasse da pagare, ci sono i giocatori comunque vanno pagati, i costi di gestione, i costi delle trasferte, cioè comunque ci sono delle spese molto alte e la squadra è stata proprio fatta per non fare il passo più lungo della gamba, ma comunque per rimanere più solidi possibile. Abbiamo fatto una squadra compatta, facendo molte scommesse con coscienza, ovviamente, sapendo anche che poi si potranno perdere queste scommesse, cioè nel senso abbiamo chiesto fiducia, la fiducia ci è stata data e penso che comunque abbiamo ripagato la fiducia dataci da tutti. E onestamente appunto man mano che ci avviciniamo noi ci dobbiamo sforzare a fare ancora il meglio possibile per cominciare a pensare comunque di salire un po' un gradino anche nel rispetto di tutti, ma dobbiamo non dimenticarci lo stesso da come siamo partiti, quindi cioè che le cose, è vero che abbiamo avuto tanti rischi e man mano ne abbiamo superati questi rischi, abbiamo superato ostacoli e rischi, quindi insomma non dico che ci si rilassa man mano che si arriva vicino, però si tira un po' un sospiro di sollievo, no, in questo senso. Senti Jack, ecco, tornando alla sfida di domenica, Cioppa la consapevolezza, no? Che a Pesaro potrebbe, diciamo, arrivare alla conclusione di un obiettivo, quindi questi famosi 20 punti e l'inizio di un altro, quindi è una partita importante, proprio per questo motivo qua. Sì, io non lo vedo in questa, anche perché se poi l'obiettivo salvezza fosse 22, lo sa, o comunque 18, non lo so, onestamente non mi piace fare questi calcoli, anche perché il momento in cui ti metti a fare i calcoli, io dico sempre, c'è cioè il momento in cui ti distogli l'attenzione dalla partita che devi andare a affrontare, perché voler fare calcoli vuol dire pensare anche a quelle dopo. E poi anche se arrivi a 20 cosa fai? Contro Siena non te la giochi, dopo contro Brindisi non te la giochi, cioè non riesco a pensarla così. Io penso a Pesaro cercando di andare a vincere a Pesaro. E rispetto alla tua stagione, ad esempio di Ipson aveva parlato all'inizio dell'obiettivo personale di sbagliare al massimo 10 tiri liberi in tutto il campionato. Poi ho detto non so più se ci riesco o meno, se ci sono riuscito o meno, adesso dico basta. Il tuo obiettivo personale nel finale della stagione? Secondo me ne abbiamo sbagliato più di 10. Però vabbè, scherzo. Ma il mio obiettivo personale è veramente relativo, cioè nel senso che comunque magari ho dato qualcosa di più all'interno, cioè durante l'inizio di stagione, infatti qualche volta sono anche partito in quintetto proprio perché c'era bisogno di concretezza, c'era bisogno di impostare le cose. Adesso insomma per me è importante più che la squadra vada piuttosto che io faccia qualcosa, devo dare un po' di fiato, un po' di minuti e per il resto insomma non è importante, insomma il mio obiettivo personale è far vincere la squadra. Credo che comunque, cioè, diciamo in generale bisogna che l'allenatore sia libero di fare le scelte che vuole fare, insomma, cioè, nel senso noi abbiamo in questo momento una struttura dove 5 giocatori americani giocano molto, Ricky gioca abbastanza, insomma, e poi magari siamo io e Guido. Guido insomma è a metà, io un po' calato il mio minutaggio, ma questi sono calcoli che l'allenatore fa in base insomma alle sue scelte, in base alle partite, tutto. Per esempio penso che domenica avesse anche intenzione magari di poter usare magari il Bozzetto per dargli qualche minuto, usare a me qualcosa di più,
però alla fine la partita ha portato insomma ad avere White come numero, da numero 3 si è portato numero 4, quindi abbiamo dovuto passare al quintetto. C'era questione di problemi di falli, insomma. In generale, insomma, ci sono delle intenzioni magari che l'allenatore ha, insomma, di gestione della partita. Poi, poi la partita in sé, le contingenze, insomma, portano a fare delle scelte diverse. Quindi, insomma, io sono sempre sforzato perché tutta la squadra, io in primis, che magari posso essere un nome pesante, no, da avere in panchina, che mi sono sempre sforzato di dire che l'allenatore deve essere il più libero possibile di decidere senza pensare che questo ha giocato 5 minuti in meno, 5 minuti in più, eccetera. Quindi l'obiettivo personale di tutti dovrebbe essere quello di pensare a vincere la partita. La maggior ragione per me, insomma, che sono qua per quello. Mesi alla fine del campionato, ancora pensato a quello che succederà. Siamo in discesa. Una prossima domanda. Senti, la mia è una considerazione, io te l'ho fatta già domenica. Io ti ho visto fare domenica forse il più bel canestro che è stato fatto al Palacarrara quest'anno. Ma lì, sai, una volta che sai dove è il canestro, dopo anni e anni, insomma, li devo anche chiusi. Sì, però come ti ho detto, spalle alla porta, non è facilissimo metterla nel set. È un po' una rovesciata. No, vabbè, insomma, è ovvio che, insomma, vivendo ormai da anni sul parquet, insomma, è la sensazione, hai dei feeling con, poi, insomma, il campo di casa, fondamentalmente, perché dopo 3 anni sei sempre lì, quindi conosci dei riferimenti, quindi anche se non guardo dal canestro, a volte non è un tiro a bassissima percentuale, però insomma è andata dentro, quindi posso vantarmene. Senti, riguardo al Pozzetto, visto che ne parlavi prima, hai visto che crescita hai visto? Ma la sua crescita è stata importante secondo me quest'anno. È ovvio che il fatto di non giocare molto ti fa vivere in un mondo un po' diverso, cioè nel senso che comunque non giocare ti fa perdere un po' il feeling con la partita, quindi non è un momento facile per lui anche nel momento in cui dovesse entrare. Da tutte le volte che è entrato ha sempre dato concretezza, non ha mai fatto andare giù la squadra, insomma è quello che viene chiesto a lui, poi alla fine è tranquillità nel momento che si va in campo, tranquillità di poter dar fiato agli altri giocatori. È un giocatore che è cresciuto molto, nel senso che da un giocatore di seconda categoria, quindi cioè di Lega 2, dove poteva stare discretamente in campo, adesso secondo me comunque ha fatto, diciamo, fatto le ossa per la prima, perché comunque in allenamento si deve scontrare contro delle fisicità completamente diverse, e anche dovesse trovare squadra o lavoro, insomma, in una categoria minore, avrebbe sicuramente delle armi in più, sicuramente. È un giocatore giovane che ha delle caratteristiche già impostate, ma sicuramente può migliorare, però ripeto, le caratteristiche che trovo più interessanti in lui sono il fatto di avere concretezza, di saper stare in campo, sapersi far trovare il punto giusto, il momento giusto. Le volte che è entrato in campo ha sempre fatto bene, quindi questo è un segnale positivissimo. Senti, io ti chiedo invece degli americani, cioè l'esempio Daniel, a cui ha fatto fra virgolette la chioccia, è effettivamente cresciuto molto, e poi c'è uno di questi 5 ragazzi che ti ha particolarmente impressionato nel corso del campionato. Io la chioccia forse l'ho fatta un po' più a JJ che a Eddie. Eddie un po' l'ha fatta a tutti la chioccia, perché è un bambinone poi alla fine. E Eddie ha bisogno di fiducia, perché comunque è uno di quelli che commette più errori, che si perde, eccetera. Però insomma, il fatto di essere infantile, sì, molto spesso
si supera dando, dandogli fiducia, responsabilità e supportandolo nel momento in cui non dovesse riuscire, no? A fare quello che gli viene chiesto. Infatti, insomma, nel momento in cui ha sentito la fiducia dietro, ha cominciato a rendere parecchio. Sì, JJ lo sento un po', cioè, no, sì, sento mio, non è possibile, perché nel senso che ha tutto, cioè, non è che gli abbia insegnato poi tutto questo, però essendo magari compagni di stanza ci siamo confrontati molto di più, insomma, molto, molto spesso mi ha chiesto, cioè, tutte le domande le sentivo rivolte a me più che, cioè, e sicuramente anche lui all'inizio era molto impacciato, non sapeva, e lì forse una mano in più rispetto agli altri posso avergliela data, ma proprio per una questione di vicinanza. Ma insomma, questo era un po' il mio ruolo all'interno di tutti. Poi sai, Kyle è un giocatore piuttosto freddo, lui fa il suo, è quello che deve fare. Brad è comunque uno che deve essere in campo, deve essere un leader, quindi non è che cioè, gli dai il consiglio, ma in realtà deve essere lui a sentirsi sua, la squadra in mano. E Deron è quello forse con più esperienza, è quello forse più altalenante, però è quello con più esperienza, quindi insomma molto spesso si discute con lui più che raccontargli qualcosa di nuovo. Insomma. C'è che il 13 di aprile c'è lo Star Game, sono aperte le votazioni, quindi anche i giocatori di storia, veramente gli stranieri in particolare, possono essere votati. Che valore avrebbe per Pistoia società e per i singoli giocatori per partecipazione allo Star Game, secondo me? Ma guarda, io immagino che qualcuno dei nostri ci sarà sicuramente, perché comunque abbiamo dato spettacolo, abbiamo dei giocatori che atleticamente sono, quindi mi immagino di vedere qualcuno dei nostri. Poi insomma lì sai, le squadre che magari decidono di non mandare uno, cioè non parlo di noi, ma in generale, quindi il fatto delle votazioni, di chi ci andrà, chi non ci andrà, insomma, molto, molto spesso dipende anche dalla disponibilità delle squadre, perché magari certe squadre in momenti difficili preferiscono tenere indietro i giocatori piuttosto che, o almeno, insomma, anni fa era così. Adesso sì, si vive un momento diverso, comunque è una vetrina, per cui in generale si tende ad andare. Per noi, insomma, andando a votazioni, insomma, dipende anche da quanto il pubblico è preso, no? Cioè, nel senso, da votare, magari se vogliamo metterne qualcuno, mettiamoci d'accordo su chi votare, perché non diamo tutti uno. No, serissimi candidati alla scala. Però sicuramente anche per loro è una vetrina importante. Detto questo, ti dico, cioè, il premio di poter andare allo Star Game è una cosa molto personale. Quello di cui io sono contento invece è il discorso di come sono legati come squadra, perché comunque hanno cominciato appunto a interagire tra di loro, tra il club e mettendosi a disposizione soprattutto all'inizio, e questo non si vede allo Star Game, questo si vede nelle partite vere di campionato. Detto questo, ripeto, abbiamo dei giocatori che sicuramente sono anche spettacolari, quindi mi aspetto di vedere alcuni di loro. Ma c'è un serissimo candidato che avrebbe schiacciato, per esempio. Beh, no. Se vuole. insomma, lì dipende, perché sai, non è detto che quelli che poi schiacciano tanto il campionato, però certamente insomma abbiamo gente che va su. Però sì. Quella di prima rispondi la prossima volta. Tra due mesi e qualcosa.